e mi dice: Gianni, tu trovami in Italia come io potrei prendere 7.000 euro di stipendio mese a 24 anni. Toglitelo dalla testa, non li prendo un manager che sono 20 anni di esperienza, rimani dove sei. Nicheno Selvaggio, il podcast più figo. Joe, Matteo, Sinapsi, il tavolo ovale. Nicheni, microfoni, videocamere, luci, ospiti diversi, tanti nuovi amici, 20 minuti, un'ora di argomenti, serietà, imprevedibilità, gioco, inadeguatezza, risate, piante, rispetto, sincerità e approfondimenti. Siamo negli anni 20. Nicheno Selvaggio, idromassaggio. Benvenuti a tutti in questo nuovo video di Nicheno Selvaggio. Oggi siamo qua con Gianni Loda. Buongiorno. Buongiorno a tutti, bentrovati. Benvenuto al nostro canale, al nostro grazie podcast. Mille. Per chi non lo conoscesse, Gianni, fai il parrucchiere. Eh sì, faccio il parrucchiere. A parte che c'è poca gente che sa che non ti conosce. Guarda, una cosa curiosissima, poco tempo fa è venuta una signora in negozio, io ho solo scritto Gianni Loda in esterno, lei mi dice: ma lo sa che lei è un bel presuntuoso? In che senso? Mi scusi, non ci conosciamo. E lei mi dice: no, lei dà per scontato che Gianni Loda significa capelli. Io dico: guardi, in zona glielo garantisco io che lo sanno tutti che Gianni è abbastanza sottinteso, sì, è vero, sì, sì. È vero. Raccontaci un po', diciamo, la tua storia, diciamo, dove sei nato? Allora, io ho cominciato a fare il mio lavoro che ero piccolino, perché una volta si poteva. Andavo ancora alle medie e facevo già il parrucchiere. Ho cominciato veramente piccolo, a 13 anni io già facevo il mio lavoro. Apro il mio primo salone a 21 anni. Ho avuto delle esperienze molto positive, perché ho lavorato prima a Bergamo e poi a Milano, in città abbastanza grandi. E sono arrivato in zona che non facevano i colpi di sole con la stagnola. Cioè, era una cosa curiosissima. Nuova. Okay. Nuova, nuovissima. Sono passato da 3 dipendenti come aperto negozio, dopo un anno ne avevo 8 e dopo 3 anni eravamo in 12, in un negozio di 80 metri quadri, cioè non ci stavamo più. Velocissima l'espansione. Sì, è stata velocissima l'espansione, erano anche gli anni 80 nei quali effettivamente l'Italia era in continuo fermento. Poi ho aperto il negozio più grande, quello vicino appunto alla Prodo di 200 metri quadri, e lì abbiamo fatto, sono arrivato ad avere 18 dipendenti. Era sempre anni 80? No, anni 90, okay. Già lì, sì, ma già adesso, perché 25 anni è durato quel negozio lì, che poi ho deciso di chiudere per andare a vivere a Bali. Però in realtà anche l'ultimo periodo, a parte il lockdown, abbiamo avuto un'ottima redemption, cioè era bello, era molto molto bello. 18 dipendenti che tagliano, comunque è un bel giro di sì, facevo 1980 passaggi cassa mensili, cioè era una mole di lavoro. Mi aveva detto, contattato la Camera di Commercio, ero diventato addirittura consulente per i parrucchieri in Camera di Commercio, perché ero il salone di provincia in Italia più grande, okay. Perché in città di quelle dimensioni lì c'erano, ma in provincia, cioè se tu consideri un comune come Paratico, 2800 abitanti, avere un salone di 18 dipendenti, cioè, era un po' certo. Scalpore, spropositato. Cioè, l'unico parrucchiere che c'è no, ci sono 10 saloni a Paratico, 10 cioè, saloni, 19 a Sarnico e 10 a Paratico, cioè, 19. I parrucchieri qui non mancano, uno ogni 300 abitanti. Ok, infatti. Come era la legge prima di liberalizzare le licenze, davano una licenza nei 350 abitanti. Ok, adesso invece è libero. È libero, sì, possono aprire tutti i negozi che vogliono tranquillamente, devono solo fare una SCIA, che è un documento che va portato in comune. È una cosa molto più facile. Una volta io ho comprato la mia licenza. Ah, ok. L'ho proprio comprata da una parrucchiera che ha deciso di smettere e sono riuscito a ritirare licenze. Ok, questo non sapevo fosse licenze anche col mondo dei parrucchieri. Sì, era vincolante. Le licenze andavano date, praticamente il comune stabiliva quanti negozi dovevano esserci per i... Certo, in base agli abitanti. In base agli abitanti. Quindi tu hai deciso di aprire il tuo? Ho deciso di aprire il mio a 21 anni, a 28 poi mi sono spostato in quello grande e sono andato avanti fino a 52 anni, 51 anni. Quindi due anni fa ho deciso di cambiare la mia vita. Ok, esatto, radicalmente proprio. Radicalmente proprio, sì. Perché da imprenditore full immersion... Guarda, mio fratello mi ha detto: ma all'apice del successo decidi di fare... Io ho detto: cosa devo aspettare? Andare male. Cioè, secondo voi... È un'ottima scelta. Ho detto, deve essere l'apice del successo se vuoi lasciare un buon ricordo. E ho deciso di cambiare completamente la mia vita. Allora, io vado a Bali la prima volta a 30 anni, mi sono innamorato di quel posto, mi sono innamorato di quella gente, del modo che hanno di vivere, che è completamente diverso da qui.
sotto tutti i punti di vista. Ho fatto per 20 anni appunto 2 mesi l'anno di vacanza, circa gli ultimi anni di più, i primi anni facevo solo 1 mese. Da allora ho sempre detto, io voglio andare a vivere a Bali, finché poi è venuta a mancare mia madre e come ti dicevo poco tempo fa, mia madre mi ha lasciato un'eredità strana perché mi ha detto, Gianni io sto morendo ricca, non ne valsa la pena, e siccome in famiglia mia muoiono tutti ricchi. Hai detto cerchiamo di spenderle così. Io non voglio essere più ricco del cimitero, a me non me ne frega niente di essere. Poi vivo una condizione un po' particolare perché non ho dei figli, né mai ne avrò, di conseguenza accumulare del denaro o comunque vivere per chi? Ok, certo. Non ha senso. Allora mi sono fatto un esamino di coscienza e pur avendo il mio lavoro alla follia, perché io a Bali comunque un paio di pomeriggi la settimana che qualcosa tagli i capelli anche là, okay. Non riuscirei a star senza, è quasi... è una dipendenza, okay. Peggio del fumo. No, è bello, bello. No. No, è molto divertente. Inizialmente ne fai una, due, parivano tutte le altre. Siamo, prima di partire e ritornare in Italia, l'ultima settimana abbiamo avuto 5 giorni di full immersion perché state via 2 mesi. E allora, devi sistemarmi prima di partire, perché io come faccio? Sì, sì. Quindi qua ti aspettano quando arrivi e là ti piacciono quando vai. Però giù là, non essendoci un salone, non ho ancora un salone, non so neanche se lo apriremo mai, perché vuol dire essere fortemente impegnati. Anche lì, ok. Anche lì. Perché là lavorano 7 giorni a settimana, cioè non fanno mai stop, però in casa ti arriva chi arriva con le pizzette, fai l'aperitivo, escono in piscina col collo in posa, è molto più soft, è più morbido, è molto molto divertente. Com'è la vita a Bali? Allora, una giornata tipo? La mia giornata tipo? Sì, la tua giornata tipo. Allora io mi alzo molto presto, allora innanzitutto il sole scandisce i ritmi del giorno, okay. Alle 7 è buio e alle 8:30-9 vai a letto. Almeno adesso in lockdown che i maggiori locali sono chiusi, poi in realtà ci sono feste ovunque. Perché siete in lockdown ancora voi? No, no, in lockdown no, però hanno delle imposizioni, c'è cioè della serie, i ristoranti alle 9 devono essere chiusi, okay. Cercano di evitare per quanto umanamente possibile gli assembramenti, che la trovo anche una cosa corretta. Okay. Giù là ti alzi la mattina prestissimo, faccio una bella camminata, poi ritorno, faccio un po' di stretching in piscina, usciamo a far colazione, poi tengo a precisare, io adoro i massaggi, di conseguenza 3 massaggi alla settimana non me li toglie nessuno. Ok. Viviamo in una casa molto grande, la piscina è 15 metri, intanto per farti capire, la zona living sarà 300 metri quadri, abbiamo 2 signore delle pulizie che sono carinissime, che ci coprono, si arrivano a letto col caffè. Ah, proprio il massimo, sì, sì. Il massimo. A letto col caffè ti dicono a colazione in tavola e ti ricordo che alle 10 c'è il massaggiatore, le ricordo perché io certo. Non riesco a farmi dare del tu, non c'è okay. Verso. Tu parlano italiano? No, in indonesiano, e ho fatto 3 mesi di corso di indonesiano, che è una lingua fantastica perché allora non ha le reminiscenze storiche che hanno tutte le lingue, come può essere la nostra, ma è stata creata da zero immediatamente dopo la guerra. 1734 isole, 1734 dialetti. Allora il governo indonesiano si è trovato costretto a che tutti potessero comunicare. Ha creato una lingua che non ha coniugazioni verbali. I verbi sono completamente all'infinito e lo scandire del tempo stabilisce se è futuro, passato o se è okay. Attuale. Okay. C'è della serie. Mangiare si dice makan. Makan se karan, io mangio ora. Makan besok, io mangerò domani. Makan ke maren, io ho mangiato ieri. Okay. Semplicissimo. Poi presente, passato e futuro. È molto molto logico. Cioè il vetro si chiama kaccia, gli occhi si chiamano mata. Gli occhiali come si chiamano? Cacciamata. Sì, logico. Alcune parole tu le assembli ci puoi arrivare. Air vuol dire acqua. Air matà, piangere. Ok, capisci? Okay. È veramente logico, in un modo pazzesco. Quindi tu sai l'indonesiano. Conosco abbastanza l'indonesiano. Devo arricchire il mio vocabolario, okay. Perché ci sono delle assonanze che rendono le parole molto simili. Angin vuol dire evento. Angin vuol dire cane. Ganteng vuol dire bello. Gantang vuol dire tegola. Mi è capitato di dire a qualcuno che è una tegola. C'è una tegola. Mi guardavo così. Non ho parlato giusto. Anche perché... Succede. Sì, sì. Poi ho fatto un corso di 3 mesi di inglese perché i giovani parlano quasi tutti inglese, mentre con gli anziani devi confrontarti in indonesiano. E sto vivendo a Bali in modo eccelso. È stupendo. Cioè, pranzare al mare, non so, sempre caldo, anche nella stagione delle piogge, ci sono 2 stagioni Bali, 6 mesi di stagione delle piogge e 6 mesi di stagione secca. La stagione secca è splendida perché 36-38 gradi di giorno secco e scende ai 22 gradi di notte, così non c'è il condizionatore mai, si sta benissimo, mentre la stagione delle piogge, contrariamente a quanto pensiamo, è più calda, 38 gradi di giorno, 1 ora d'acquazzone che non vedi fuori dalla finestra, sembra di essere sotto una cascata. Smette di piovere, sole a picco, tasso d'umidità alle stelle.
e mi dicono, cavolo, ma l'umidità, fai fatica. Sì, è vero, se devi lavorare. Certo. Ma se c'è un tasso di umidità alto, tu ti metti in piscina e rimane fuori solo. Sei tranquillo che non che lo stai sei. Benissimo, non lo sei. È una bella fortuna. Consigli, mai. Io parto dal presupposto che nell'arco della vita tu devi avere degli spazi per te, crearti un po' la tua vita, cioè a me dà fastidio lasciarsi vivere, io preferisco scegliere io cosa fare, scegliere io dove andare, scegliere io con chi stare, perché troppa gente si lascia vivere, assecondano le idee degli altri senza realizzare le proprie, per me così sprechi la vita, cioè la vita va vissuta pieno con il massimo delle gioie, il massimo della serenità, il massimo di tutto, tu devi... Mia nonna, quando ero piccolino, continuava a dirmi, io ti voglio un bene dell'anima, è una vita sola, cerca di trarne il massimo da quella, perché la seconda non so se te la daranno mai anche a te, ma è vero. È vero. Allora, fare qualcosa che ti stimola, che ti diverte, che ti fa venire voglia di alzarti al mattino, per me è sempre stato basilare. Io ho sempre fatto un lavoro che amo, sono sempre stato fortunato. Penso che doversi alzare e andare a fare un lavoro che detesti per 8 ore al giorno, per 40 anni nella vita... mi sa una cosa, mi spara un colpo, non ha senso subito. Ma quindi con l'esperienza che hai adesso, cosa diresti a un Gianni di 20 anni che aveva 20 anni? Fai con passione tutto ciò che ti va di fare, non rinunciare a nulla, perché molto spesso per il perbenismo, perché cosa dirà la gente, per come noi poi viviamo in un contesto di paese, cioè qui si fa, scusate il termine, se fai la pipì contro vento il giorno dopo lo sanno. Bisogna un po' fregarsene di quello che dice la gente, delle voci inutili che molto spesso ti appiccicano, ma devi veramente fare quello che ti va di fare, ovviamente nel rispetto assoluto di tutti, la libertà degli altri, certo. Sì, la libertà degli altri è la prima cosa, però se tu fai qualcosa che ami e tu lo porti avanti con costanza, coerenza, con cuore, con riesci di sicuro ad arrivare a dei grandi risultati. Io ai ragazzi al negozio racconto, se cominci a fare una cosa, cerca di dare il massimo, tanto ci impieghi lo stesso tempo che farla male, e se fatta male deve essere rifatta da qualcun altro, c'è anche la mortificazione, dopo che lavoro, mi impegno e arrivo a un punto che non devo essere soddisfatto. Avere un atteggiamento, mia mamma continuava a dire, io molto spesso tiro in ballo mia madre e mia nonna, perché sono state le donne più importanti della mia vita. Anche il chare ghi, che sarebbe l'occhio di bue, se tu gli vuoi bene mentre lo fai, è più buono. Ma è vero, è tutto più buono, ma come è più buono il chare ghi, diventa più buona la vita. Se faccio un lavoro che amo, non mi pesa, non lavoro un giorno della mia vita, alla fine del giorno sono felice, ho voglia ancora di uscire. Se faccio un lavoro che detesto, arrivo a casa la sera, sono morto. Il giorno dopo, certo. Comunque... Adesso stavo pensando, sei proprio un imprenditore, diciamo, nel settore dei capelli, sì. Dei capelli. Ma non solo. No, io ho seguito, sono stato direttore artistico per un'azienda che produce prodotti per 20 anni e due volte all'anno facevo delle collezioni per loro, facevo dei seminari di formazione per i parrucchieri, sono maestro d'arte insegnante perché ho fatto 5 anni all'accademia a livello internazionale, potrei fare l'insegnante in indonese, me l'hanno anche chiesto. Poi ho seguito per lungo tempo la moda, sono stato il referente capelli per 10 anni di Antonio Marras, ho fatto Crizzi, ho fatto diversi nomi della moda. Però, come dicevamo prima, arrivi a un certo punto che, allora, venerdì sera valigia, sabato sera raggiungi il posto di destinazione, domenica e lunedì lavori, lunedì notte rientri, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato di nuovo in salone. Cioè io 10 mesi l'anno, per me era così. Arrivi a un punto che ti metti in macchina il lunedì sera e cominci a fare le telefonate in agenzia per dire guarda che la modella che mi hai mandato per lunedì prossimo non mi piace, lo sostituiscimela perché non ha lunghezza ideale per fare il lavoro che devo fare. Mi serve una... Un lavoro infinito. Infinito. Praticamente tu non hai mai modo di godere ciò che hai fatto. Cioè è bello finire una sfilata, mi è capitato una volta sola, finisco i 10 anni di Antonio Marras. In quel caso lì me l'ho preso tutto il giorno perché avevano 100 modelli da pettinare. Il callback di inizio erano le 3 di notte perché la sfilata era alle 11. Allora alle 2 mi alzo, no, una mi alzo dal letto, mi metto in macchina, vado al centro fioristico a Milano e cominciamo a lavorare. E quel giorno lì mi sono seduto a vedere la sfilata e vedere uscire le teste che tu hai fatto, vedertele sfilare davanti, che poi una sfilata dura 18 minuti, 20 quando è tanto, tu devi... ti riempi di gioia, ma molto spesso tu fai dei lavori importanti e non hai modo di godere di ciò che hai realizzato. È come se io dovessi fare il pasticcere, faccio un sacco di torta e non ne assaggio mai neanche una. Cioè non... Sì, ti mancava qualcosa. Mi mancava qualcosa, dicevo, cavolo, non può essere così. Però il mio lavoro, d'altro canto, o è spinto
a determinati livelli molto alti, o se no fai... Fai fatica. Fai fatica, fai la pina del villaggio che fa le pieghe a bigodine le signore anziane. Io non era la mia storia, non volevo fare una cosa del genere. Io volevo fare qualcosa che mi riempisse. Diciamo, sei... Ambizioso. Hai dato, diciamo, il tuo stampo al tuo lavoro, sì, diciamo. Sì, bravo, sì, sono riuscito a creare il mio stampo e il mio lavoro. Come, sì. Ma anche perché, non so Gianni, allora comunque, non è un franchising, però non so perché, mi ricordo... Allora, io ho aperto 7-8 saloni. Praticamente cosa succedeva? Arrivava un mio dipendente a diventare veramente abile. Allora si decideva di fare un percorso insieme, cioè io compravo l'immobile, lo arredavo, lo preparavo e mettevo la persona a lavorare e lo supportavo con tutto ciò che era azione commerciale, marketing, piuttosto che azione formazione sui dipendenti, piuttosto che consigli spassionati. Molto spesso si stanno al telefono delle ore per risolvere dei problemi con i miei soci, perché in quel momento lì diventano il mio socio. E così aprivo dei negozi, poi arrivavano a un certo punto, mi dicevano era preferisco continuare da solo, ritiravano le quote della società. Io non ho mai detto di no a nulla, perché parto dal presupposto che in una società devono essere tutti contenti. Se uno dei due soci non è contento, è inutile, cioè, andare avanti, diventa una costrizione per chiunque. Allora, ok, o lo ritiri tu, lo ritiro io, cerchiamo di... E così ho aperto questi negozi, alcuni sono rimasti a loro, altri sono rimasti a me, e comunque ho creato un brand che nella zona comunque andava alla grande, un negozio era rubato, una Castro, cioè in diverse posizioni. Poi sono stati tutti ritirati dai tuoi... Adesso sì, sono stati tutti ritirati, eccetto quello di Sarnico che è rimasto a noi. Adesso ci sposteremo a breve, andremo in via Mazzini e Parati, copriamo un negozio più grande. Perché effettivamente pensavo di contenere la mole di lavoro in un negozio, non ci stiamo più. Cioè, la richiesta è alta. Sì, perché in questo negozio è rimasta una buona parte del mio staff, sono tutti facenti parte del mio staff, è un responsabile che è Davide, che sono molto molto preparati. E allora mi rendo conto che la richiesta è alta, hanno bisogno di più spazio per riuscire a realizzare più lavoro. Ma sei venuto qui anche per riallargare un po'. Bravissimo, sono venuto qui 2 mesi perché l'obiettivo sarebbe fare 6 mesi in Indonesia, 1 mese in Italia, 6 mesi in Indonesia, 1 mese in Italia. Ambizioso? Ambizioso, sì. E sono dovuto fermarmi 2 mesi perché stiamo facendo questa nuova cosa. È un bel progetto comunque. È un bel progetto, sono molto contento. Il negozio poi mi piace da morire, la posizione è bellissima e i 100 parcheggi fuori tutte le volte che vedo che c'è posto. Che come arrivi parcheggi in qualsiasi situazione oggi è indispensabile. Perché aprirà dove? Così facciamo un po' di promo. Sulla rotonda che va verso Iseo c'è questo nuovo acquasapone, a fianco c'è Migros, proprio lì. A Paratico. A Paratico, via Mazzini numero 1. Ottimo, quindi andrete a trovare sì, lo staff di Gianni. Che sono bravissimi. Ti faccio una domanda, come funziona il franchising dei parrucchieri? Esempio, in molti centri commerciali vedo Jean-Louis David. Bravissimo, sì. È un brand che è stato ritirato da Regis. Regis è, penso, il parrucchiere che ha 5.000 saloni negli Stati Uniti. È il brand più grande a livello mondiale, Regis. David prima aveva la Spagna, l'Italia, l'Inghilterra, la Germania, tutti questi negozi sono stati ritirati da Regis. Regis è diventato il responsabile dei David Italia, però sinceramente non vanno così bene adesso, hanno più problemi che altro, perché fanno fatica a gestire il metodo. Prima David, che per me era un grande, cioè un'ottima persona, l'ho conosciuto anche direttamente 2 volte, ci siamo anche, abbiamo anche cenato assieme. Ottimo. Davide era una splendida persona e aveva le idee chiare su come doveva realizzare il suo metodo, cioè lui faceva un'immagine, trovava la tecnica di taglio più semplice per arrivarci e poi la divulgava a cascata tutto il suo brand con delle formazioni costanti e continue. Lui riusciva 2 volte l'anno, creando le collezioni nuove, ad avere delle persone che arrivavano nel negozio, sfogliavano un book, dicevano voglio questo taglio e l'esecutore gli ripeteva quel taglio. Allora non è stato mai il mio sistema di lavorare, perché io parto dalla morfologia, cioè per me ognuno di noi ha la sua forma di viso, i suoi capelli, deve avere una cosa di personalizzato. Così facendo nella mia zona comunque siamo arrivati a buoni risultati, però se dovessi lavorare a territorio nazionale probabilmente avrei lavorato come lavorava certo. David. Franchising vuol dire io ti cedo il mio nome, tu se rimani proprietario del tuo negozio mi paghi le royalty sul nome, che sono una percentuale dello sviluppo del tuo lavoro, ok? E molto spesso delle persone si affidavano a lui avendo la formazione, il marketing e tutte queste cose. Franchising era un discorso che andava fino agli anni 90, adesso
sta un po' decadendo, adesso fanno le affiliazioni. Poi come... posso dirti Aldo Coppola? Igo Coppola che ci sono in giro, anche quelli ritirano. Allora, Aldo Coppola, io ho lavorato 3 anni da Aldo, in via Manzoni il 25, proprio dove c'era lui. È stato bellissimo. Lui era il numero uno per me, lui era in gambissimo, era bravissimo, è scomparso poco tempo fa. Ho visto l'ultimo show suo a Torino, dove poverino stava per cadere, mi ricordo che... Pietro le quinte mi ha detto non ce la faccio proprio più, lui aveva un problema alla prostata e ha deciso di non farsi operare perché a me ha detto Gianni io non voglio vivere da mezzo uomo e ha preferito... Una scelta. È una scelta, non le criticabile, io non voglio vivere da mezzo uomo, sì, ma perdi la vita. Piuttosto di vivere da mezzo uomo, perdo la vita. Coraggio. Coraggio. Sì, sì, da un punto di vista. Avrei provato anch'io a vivere forse, però sì. Ma è un uomo che ha vissuto molto. Aldo era una persona innanzitutto eccezionale e poi un creativo puro. Okay. Nel senso che andavamo d'accordissimo quando lavoravo in negozio. Lui mi dava molto adito, non mi ha mai fermato. Anzi, mi dice vai tu. E... Mi spronava a dare il meglio perché lui diceva, mi ricordo una volta abbiamo avuto una discussione con suo figlio Aldino e lui mi dice, vedi tu dovresti essere come lui. E io mi ripeto, sai quanto ti vergogni, non sai che cosa fare, comunque non dovresti, tuo figlio, era un imbarazzo assoluto, perché non ha neanche un quarto della sua passione, ma d'altronde difatti Aldino adesso segue il marketing, non fa il parrucchiere, ma gli dico, ma Aldo non nascono tutti i parrucchieri, cioè, meno male, fra parte sì, sì. Devi averlo, certo, devi averlo nel sangue. Aldino è stato bravissimo a creare Igo Coppola. Igo Coppola cosa sono? Ritirano il marchio Igo Coppola, comprano della formazione da Aldo, sono autorizzati così a mettere il loro brand, gli danno l'esclusiva di zona, mettono il marchio esterno al salone e acquisiscono la metodologia di lavoro di Aldo. Sai che io mi ricordo che mia zia aveva una lavanderia a Bergamo dove c'era lo stadio, andando su dal viale, okay. Negozio, mi ricordo quel signore che aveva i capelli Mimmo. Mimmo, allora io ho lavorato quando lavoravo a Bergamo da Giorgio Baracchi, okay. Mimmo era il socio di Giorgio Baracchi e aveva negozio via Giorgio Paglia. Lui l'ho conosciuto perché mi dava le salviette sporche e tu le portavi e le lavavi. Lavavano. Allora, Mimmo originale, moro, con i capelli mossi, sì, lo smalto alle unghie. Fuori di testa sì, sempre, esatto, sì, quello è Mimmo. Sì. Mimmo è stato uno dei primi a fare il lavoro con Igo Coppola. Mollato il marchio Giorgio Baracchi è andato a fare parte di me. Io 8-9 anni, quindi parliamo di 19 anni fa. 20. Era uno dei primi, ma Mimmo è un bel personaggio in gamba. Non lo vedo da quegli anni lì, piccolino. Aveva un ottimo sviluppo di lavoro. Sì, poi, guarda, ieri sono stato a pranzo da una mia carissima amica dell'Accademia, mi ha invitato. E c'era una sua amica che fa anche lei la parrucchiera, abbiamo cominciato a chiacchierare e abbiamo parlato di tutti i parrucchieri a Bergamo, perché avendo lavorato 3 anni da Giorgio Baracchi, ci conosciamo tutti, cioè è normale. Il mondo è piccolo, soprattutto nel settore. Qui se parli di qualcuno di guarnizione industriali, conosce tutti. Sì, è vero, il mondo. Il circuito è quello. Ma ci sono stati anche, diciamo, dei tuoi allievi che poi hanno proseguito da soli e sono diventati... Sì, ho diverse persone che hanno aperto negozio e fanno qualcosa di grande, cioè il parrucchiere di Rodengo che si chiama Stefano, adesso so che è in un gruppo stilistico che sta andando bene, poi non sempre hai dei rapporti di amicizia anche dopo. Molto spesso alcuni li perdi e alcuni ti hanno dato dei problemi inizialmente, allora cerchi di rispetto, bravissimo, rispetto sempre, per l'amor di Dio, quella è la prima cosa, chiunque, rispetto a tutti, amico di tutti. Bravissimo, sì. Però devo dire che comunque stanno facendo dei bei numeri, cioè i saloni che ho mollato io presuntuosamente stanno ancora tutti lavorando, cioè se il metodo di lavoro funziona... La cosa sta in piedi. Non hai grandi problemi, cioè devi stravolgere il metodo di lavoro, devi stravolgere te come persona, ma se sei una persona coerente, efficiente, sincera, ti comporti correttamente con la gente, io a lungo andare comunque la gente ti premia. Se sei una bella persona, certo, meritocratico. Meritocratico, certo. Sì. Ho scelto di fare un lavoro come il mio perché vivi di meritocrazia. Io credo molto nella meritocrazia. Per me, ognuno nella vita dovrebbe ottenere qualche merito. Non è sempre così, però per me dovrebbe essere così. Forse se alla fine, a lungo andare. Sì, vieni premiato se sei una bella persona, però molto spesso ci sono delle belle persone che prendono delle fregature e tu rimani così allibito e dici poverino, mi dispiace. Beh, sicuramente sì. Però più che dispiacere, anche esperienza. E una domanda che chiedo
tu che fai tutto ciò, hai un hobby, qualche passione oltre a questo? Io adoro l'arte in tutte okay. le sue forme, mi piace produrla, io è molto tempo che non dipingo ma voglio rientrare ai Bali e ricominciare a dipingere, okay. Adoro vedere le cose belle, sostanzialmente io sono un visivo, faccio fatica a ricordare, io sto studiando indonesiano, fra me e il mio compagno mi rendo conto che è diversissimo perché lui le parole se le ricorda, okay. però non si ricorda le strade, io sono proprio un visivo e a me l'immagine mi mette emozione, di conseguenza l'arte mi mette emozione, tutto ciò che è arte io impazzisco, divento matto, mi rendo conto che mi fa venire la pelle d'oca e Bali è un posto per quelle cose lì incredibile. Non avrei mai detto. Loro creano qualsiasi cosa, sono degli artigiani fenomenali, cioè tu entri in un negozio, ho redato 4 case a Bali adesso, e entri in un negozio e dici mi piace questo tavolo, è un po' grande, te lo faccio più piccolo, mi fai il disegno come lo vuoi, tu gli fai il disegno, gli fai gli schizzi, gli dai le misure e loro ti realizzano così, come bellissimo. Gli artigiani. Noi che veniamo dove è tutto industrializzato, dove tutte le misure standardizzate. E c'è ancora l'artigianato. Allora, ho regalato 4-5 anni fa alle mie clienti che mi ha importato dall'Indonesia delle pochettine in cristalli e dicevo che erano completamente ricamate a mano. Sono un giorno a Bud e ho la fortuna di entrare nella fabbrica dove fanno queste cose. C'è un tavolo 40 centimetri. 15 donne sedute da un lato dall'altro, una ricama i coralli bianchi, li fissa, la passa all'altra che fissa la cerniera, ricama i coralli rossi. Catena di montaggio umana. Catena di montaggio umana. Io rimango allivito, ovviamente entra un extracomunitario, ci chiamano boulé, che vorrebbe dire diavolo bianco. Entra un boulé, arriva subito il proprietario, mi dice, ha bisogno? Io dico, sono molto affascinato, gli dico, ma non ci sono le macchine che fanno quel lavoro lì? E lui mi risponde, serafico. Una macchina, 10 anni di stipendio e non ho bisogno di manutenzione, ma risposta. Certo. Perché un indonesiano che lavora 6 giorni una settimana, 8 ore al giorno, percepisce 2 milioni di rupie, che sono paragonabili a 120 euro. A settimana? Al mese. Al mese? Sì. Sì, e riesce a viverci più che decorosamente, perché... Scusa, se io allora vengo in vacanza oltre al viaggio con 300 euro faccio Allora fai, se vivi come gli indonesiani, cioè mangi i bakso che sono quei carrettini che passano per strada con la roba che c'è di loro, se vai ai mercati dove vanno sì, loro, okay. cioè noi sì, siamo un po' fighetti, tu vai al supermercato al Pepito, che è il supermercato tipico che c'è da loro, c'è un chilo di pasta, perché adesso trovi tutto anche il cibo italiano, ti costa di più che in Italia, perché devi pagare le paesi di importazione, okay. certo. Se tu mangi il riso e il pollo come fanno loro e ti attieni come vivono loro, certo che ci vivi più che decorosamente. No, no, allora, Bali non costa tantissimo il viso, cioè io ti dico... Discoteca? Ci locali? In lì, ce ne sono, c'è un locale che si chiama La Favela, che vi invito ad andare a vedere, è bellissimo, è creato da questo amico che è Gonzalo, che è spagnolo, viene da Barcellona lui. È su 4 piani, è completamente riadattato utilizzando delle cose antiche, okay. ma è bellissimo, è sempre pieno tutte le sere. Di serate, movida c'è sempre? C'è sempre, cioè ci sono dei beach club che fanno nottata, ma che funziona di più a Bali, sono le feste in ville private. Okay. In agosto in particolar modo, cioè i mesi di peak season, agosto e gennaio, molto spesso in spiaggia tu sei sdraiato e dicono cosa fai stasera, vuoi venire in festa, facciamo una festa, ti presenti con 2 bottiglie di alcol, non dimentichiamo che l'Indonesia è un paese musulmano, l'alcol è la cosa che costa di più, tu puoi andare a cena spendendo 30 euro, prendi una bottiglia di Ruffino, 60 euro quella, cioè okay. ti legnano con gli alcolici. E tu vai a feste private tutte le sere se vuoi, okay. è molto molto divertente, conosci una marea di gente. Forte, bello. Conosco bello, sì. una ragazza, secondo me, pubbliche relazioni, Mayo Lake, è qua di Villonga, poi lui è andato a vitare a Bali, tipo 4-5 anni fa, di Villonga. Mario? Certo, Mario okay, Lake lo trovi su, sì sì, lui adesso, locali. Lui ha gestito per lungo tempo sempre di Gonzalo, c'è un posto che si chiama La Plancia, è un posto in riva mare dove mettono quei cuscinoni colorati e hai proprio il sole davanti al tramonto, è bellissimo, okay. musica a palla e poi ti portano gli aperitivi, molto molto bello, è stato lì per lungo tempo, poi è arrivato il lockdown e Mario ha avuto dei problemi perché giustamente i locali hanno chiuso, economicamente non riuscivo a viverci, però ho trovato un beach club spostata da Bali una 50 di chilometri,
chilometri, lui lì dirige questo beach club. Adesso ho imparato bene l'inglese, ma mi ha giusto scritto adesso, mi ha detto: quando arrivi a Bali fammi sapere che voglio venire a trovarvi. Bello. Sì. Quindi alla fine l'italiano anche all'estero rimane sempre in qualche modo. C'è una comunità molto alta di italiani. Poi sai, quando frequenti un ristorante italiano, perché una volta ogni tanto andiamo certo. al ristorante italiano ovviamente, trovi gli italiani, ti metti a chiacchierare con quelli del tavolo vicino. Ecco, abiti lì. Bravissimo. Come al solito gli italiani quando sono all'estero tendono a fare gruppone. Sì, allora si molto spesso, cioè, abbiamo fatto il compleanno di un amico, pensavo fosse un 7-8-10, sono arrivato e c'erano 200 persone, 200 italiani. Conosci il mondo veramente. Certo. Il bello di Bali è che molto spesso mi ha invitato a compleanno questa ragazza, si chiama Nina. Nina è di Pescara e fa marketing communication a Bali. Vado a cena, avevo a fianco un francese, a fianco un inglese, di fronte degli italiani, e continuavo a fare le risposte in tre lingue diverse, ma finché mi si è incrociata destra. Un attimo, una alla volta, faccio ancora fatica a saltare fra tre lingue. Internazionale, sì, è internazionale completamente. E un'ultima domanda, così giusto per: come ti vedresti tra 10 anni? Cosa, che sogni allora, hai? Io che sogno ho? Fra 10 anni mi vedo a Bali. Ok. Quindi questa è confermata come questa idea? Questa penso sia confermata fra 10 anni, sì. Avendo degli amici da lunga data a quel punto lì, con i quali trascorrere, comunque passare i miei anni da persona più grande, perché a Bali vivi decorosamente. Anche a due amici, lui è scrittore e lei seguiva marketing pubblicità di Gucci negli anni 60, sono 30 anni che vivono a Bali, lui ultra 80enne, lei okay. ha 78 anni, anzi l'abbiamo portata in Italia perché avevo un problema di pelle, ha tolto una cheratosi, solo in Italia c'era il laser, perché in Indonesia non lo trovi, perché loro hanno una carnagione scura, non hanno bisogno di queste macchine, e mi ha scritto giusto adesso: quando rientrate facciamo una cena. Sono persone squisite, ma lui continua a dire, nonostante lui prepara delle schede critiche di cinema, lavora su questo lavoro, fa questo lavoro, e dice: io in Italia non vorrei più vivere adesso. L'idea di rimanere là con la natura e goderti gli ultimi anni. Sì, loro una casa bellissima con un giardino incredibile, e loro addirittura hanno una famiglia di indonesiani interno casa che gli fa tutto. Okay. Vivono molto molto bene, sono belle persone. Okay, quindi un futuro sempre dall'altra penso parte. Penso di sì, penso okay. dall'altra parte del mondo. Ma quando sei a Bali, viaggi? Cioè, l'obiettivo era proprio quello. Io non vedo l'ora di vedere Filippine, che mi ha detto che è il mare più bello al mondo. Mi manca la Birmania, mi manca il Laos, mi manca la Cambogia, voglio andare in Nuova Guinea. Sono a 4 ore di volo da Tokyo, perché no, il Giappone. Solo che con la scusa del lockdown le nostre vacanze quando ci spostavamo, dire vacanza quando sei in vacanza tutto l'anno è difficile, mi spostavo a Bali, ho cercato di vedere quello che potevo di Bali. Certo. Perché con il lockdown se tu consideri in Cina adesso sono chiusissimi, anche perché tolleranza zero, ho sentito, è scioccante. La figlia di questa signora che si chiama Silvana ha uno studio di architettura gigantesco a Shanghai, ha tutti i dipendenti a casa, perché se loro trovano due persone in un palazzo, chiudono un palazzo completamente. Il suo dipendente è stato 10 giorni prima di riuscire ad avere il delivery della frutta e della verdura. Mi ha detto: meno male che avevo qualcosa in casa, se no era senza cibo. Beh, cioè, sono estremisti i cinesi, sono pericolosi. Però appena rientro vorrei viaggiare. Mi fa pensare però questo in Cina c'è il lockdown. Anche a me fa un po' paura. Fa un po' strano, sì. Fa un po' sembra strano. Sembra che gira, allora, poi a settembre torna a noi, bravissimo. Lasciano liberi. Io non si capisce bene come funziona, probabilmente come... continuo a dire una cosa. Quando ero piccolino è successo Ustica. Sì, l'aereo. Io ero proprio piccolo, l'aereo di Ustica. Ci aveva messo 30 anni a capire che pensavano ci fosse Gheddafi e i MiG libici l'hanno abbattuto. Penso che il Covid lo scopriremo fra 30 anni, probabilmente capiremo che cosa è successo. Perché ci sono un sacco di retroscena che sono quelli inspiegabili. Sì, hanno poco senso hanno logico. Hanno poco senso logico, arriveremo a capire il senso logico quando tutti racconteranno la verità. Ma sì. Fino ad allora... Lo penso anch'io, è un po' di anni che da quando è arrivato ti ho sempre detto che c'è qualcosa di anomalo. C'è qualcosa di anomalo. Poi per l'amor di sa. Dio, io non posso denunciare nulla, non voglio denunciare nessuno, però per me più avanti capiremo effettivamente cosa è successo. Sicuramente può essere. Perché non è inaccettabile, dai, questi qui tolleranza zero e noi qui adesso siamo in giro senza mascherine, tu dici... sì, cioè in America sono in giro che sono fa le feste senza maschere. Addirittura all'inizio del Covid che avevamo il nostro presidente che diceva: ma no, è talmente lontano, non preoccupatevi, non arriverà mai da noi, con tutti i morti che ci sono stati, cioè fino a noi poi è stata un'ecatombe, ragazzi. Sì, sappiamo, quindi sì, no, ricordiamo sempre, quello è importante, per rispetto. Grazie.
grazie mille di essere grazie a voi, è stato un piacerone di questa bella chiacchierata, di un po' di conoscenza e grazie abbiamo a tutti. Lasciato un po' di ricordi, almeno ci sì, trasportiamo almeno, bravissimo, sì, tra così qualche anno sapranno che cosa fa Gianni. Detto, esatto, tra 10 anni vedremo se riuscirà a vedere okay, se è riuscito a ritornerò fra 10 anni poi ti racconterò volentieri, noi ti aspettiamo. I prossimi video lo facciamo a Bali però ah, esatto, vi aspetto. Andiamo tutti a Bali, la casa è grande, vi aspetto. Grazie a tutti, grazie. E buona grazie. Giornata. A ciao presto, a ciao, bravo, ciao. Grazie Gianni. Non è facile. Ne parlavamo ieri sera in diretta con degli artisti che quando fai il palco devi essere tutto preparato perché non è che dici poi bravissimo. Quando faccio un palco ho fatto Dubai, avevo 4.000 persone davanti, sali, fai un taglio, lì sei capelli, ma davanti a una telecamera, ma io gli dicevo perché vi agitate?